Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in compagnia dei membri del mio vecchio team. Salutate! Bene, un salve in coro. Quindi col permesso del Niger apriamo il mazzo nero introduttivo. Niger, di qualcosa. Mentre io cerco di aprire. Apri, se si aprisse. Ho paura di romperlo. Ma come ca... Si sta aprendo! Sembra... È un miraggio! Si sta aprendo cosa? No, mi sta prendendo... Mi sta mentendo! Cacciamo la roba e abbiamo qui... E mamma mia! Qua le carte, qua delle cose e qua il libretto delle regole. Ah, c'è anche il campetto da gioco, wow! Un campetto da gioco e mamma mia! Vabbè, finiamo qua, tanto sapete come... Andiamo a vedere cosa contiene il mazzo. Che carine le carte. Allora, e come si aprono mo queste? Che cazzo? Ho trovato la... Ho trovato la giusta soluzione. Ah, puttana di una carta. Ah, come sono fighe dietro Ninja. Allora, abbiamo statizie. Io non so i nomi, non so un cacchio di fuoco, quindi non mi dite niente. Qua abbiamo il ruler girato perché rendeva di più. Vedete, qua mancavano i soldi, quindi l'hanno fatto da una parte foil e da una parte no. Poi un tizio brillante. Ah, due draghi brillanti. Ah, quando sono... Due per, quattro per di scheletri. Quattro per. Un due per, attenzione, non è la tour. Però un due per, io mostro le carte perché non so nulla. 4 per di un'altra carta, incredibile. 4 per di un'altra, un altro 4 per Niger, un altro 4 per di vampiri, purtroppo un altro 4 per di cavalieri fighi. Ecco qua, è la notifica di Clash. 2 per di altri più scheletri, 2 per di sti dragoni zombie, una puttana qui, questa, e poi 4 per di questa, questa dicono che è molto good, un 2 per e tutte pietre magiche. Ok ragazzi, questo era il mazzo nero. Se qualcuno voleva essere spoilerate le carte, anche se sono già, la lista è già disponibile online, però vabbè. Quindi niente, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, un saluto da quei due tizi che mi osservano con la webcam disattivata. Addio.